Secondo alcuni siti web, la tristezza, espressa attraverso il pianto, è il sentimento più comune tra chi ha subito una perdita. La collera è causata dal fatto di non aver potuto prevenire il lutto. Il sentimento di colpa è un sentimento irrazionale, che si rifà a qualcosa che sarebbe potuto accadere ma non è accaduto nei momenti antecedenti al lutto. L'ansia deriva dalla sensazione di non essere più in grado di proteggersi, soprattutto dalla morte. Altre emozioni provocate dal lutto possono essere solitudine, shock, in caso di lutto improvviso, struggimento, sollievo, se la persona deceduta ha dovuto affrontare un percorso lungo e pesante, estordimento, non provare emozioni, sensazioni fisiche, dopo un lutto è facile provare costrizione toracica, sensazione di vuoto gastrico, difficoltà a respirare, ipersensibilità al rumore, debolezza e mancanza di energia, senso di depersonalizzazione. Lutto a Mediaset. Nelle scorse ore, è morto Giacomo Zoppi, conosciuto da tutto come Jack, storico scaldapubblico di alcune delle trasmissioni più note dell'azienda. Ad annunciarne pubblicamente la scomparsa è stato Jerry Scotti. Addio Jack. 20 anni di lavoro insieme. Sempre sorridente. Sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai, ha scritto il popolare conduttore di Canale 5 a corredo di due foto del compagno di lavoro. Presenza fissa nei programmi Chi vuole essere milionario e Caduta libera. Anche Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha voluto dedicare a Zoppi un pensiero. Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi. Come racconta TV Blog, Giacomo Jack Zoppi lavorava a Mediaset da oltre 20 anni. A partire da Ok, Il prezzo è giusto, il suo volto era diventato familiare al pubblico in studio, ma anche ai telespettatori grazie ai siparietti costruiti con le vallette durante la presentazione delle vetrine del gioco. Nella sua carriera ha lavorato anche a Passaparola e Le Iene. Jack per 20 anni è stato l'anima del nostro pubblico, l'allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo il ricordo di Giancarlo Giovalli, regista di programmi come Chi vuole essere milionario, Caduta libera, The Wall. Anche Barbara D'Urso ha espresso il suo dolore sui social. Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia. Non ci credo. L'altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: ciao Barbara. Ciao Jack. E ti ho lanciato un bacio, ha scritto la conduttrice postando un video girato negli studi di Live Non è la D'Urso. Anni, anni e anni vissuti insieme. C'eri sempre, in tutte le mie trasmissioni. Abbiamo vissuto insieme momenti meravigliosi. Tu perfetto, come sempre. Io so che tu mi volevi davvero bene, e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack.